Christian, però ragazzi, evitiamo certi attacchi. Ragazzi, lo so, fate la gara, poi ne vediamo. Vediamo Max Eagles che tiene la botta di Kimi e di Sutile con Michael C, invece attaccato dalla Mercedes di Vettel, che però arriva un pochettino oltre la pista e tocca un giro al sesto posto, incredibile, davanti a Alonso, che però sembra davvero averne molto di più. Vediamo, escono all'ultima curva. Gira l'1.45.0 la McLaren di Alonso, un tempo abbastanza alto, 1.44.7 ora. Lì davanti 43.3, 43.5, leggermente lungo Ciro. Vediamo se Alonso sfrutta il DRS.
ci prova, si difende all'interno la Williams, che è molto veloce sul rettilineo. Niente da fare per la Mercedes, per la McLaren, scusate. È un pochettino in difficoltà in uscita la Williams, sfrutta il Kers, Alonso, attenzione. Si butta all'interno, vediamo se... Niente da fare. Leggermente lunga la Williams. Mentre vediamo che lì davanti si sta formando un trenino tra Max Eagles, Michael Ricci e Vettel. Attenzione, vediamo ancora la Williams, che nel terzo settore è davvero un leggero taglio di Alonso. È molto vicino, ora vediamo se sfrutterà il DRS. Mach 17 sfrutta un maggiore errore di Ciro. Settimo posto per la Williams di Ciro. Le porte al decimo posto davanti a Robby e Alan King, che montano però come a mescola morbida. Mentre su Till 1.43.3 sta tenendo un ritmo infernale il pilota Red Bull. Michael C invece ha brancato proprio da Vettel, che ha superato nel frattempo Eagles, le due Force India al quinto e al sesto posto. Leggero errore ora di... si è sfrutta la scia Vettel, i due appaiati, ora sfrutterà il DRS per passarlo agevolmente. E si porta al terzo posto Vettel. Vediamo se riuscirà adesso a guadagnare qualcosa sui primi due, che sembrano averne di più. Mentre Max Eagles segue a ruota Alonso al sesto posto, scusatemi, davanti a Mach 17. E Ciro ha perso un po' il contatto rispetto al settimo posto, ma si trova comunque un vantaggio di un paio di secondi sulla Ferrari di Mika. È un reporter che non molla la preda. Mentre un Alan King che è passato Robby, che con la stessa strategia del pilota Red Bull. Torniamo davanti, i primi due continuano a fare il passo in maniera forsennata, diremmo. Vediamo se Vettel ai box. E attenzione, anche
Anche Michael Ricci e Box. Vediamo chi uscirà per primo. Ma anche i meccanici Ferrari, li vediamo pronti per l'entrata, crediamo a questo punto di Mika. Max Eagles e Box. Praticamente quasi tutti e Box. Attenzione all'uscita dalla pit lane. Michael Ricci che ha superato la Mercedes di Vettel, quindi ottimo lavoro in casa McLaren. Ma attenzione, un Vettel molto molto grintoso, tenta l'attacco. I due si incrociano, ma mantiene la posizione il pilota della McLaren, che ora dovrà vedersela con Alan King e con Robbie, che fanno ovviamente la loro gara. Max Eagles, undicesimo, anche lui con gomme nuove, come anche Mika. Sutil ancora continua e lo vediamo ora un pochettino in difficoltà con un Kimi a ridosso, veramente molto vicino. Attenzione. Vediamo se c'è la box. Vai box. Vai box alla Red Bull. Attenzione, momento importante anche se siamo ancora al settimo giro, quindi una gara tutta da giocare. I meccanici pronti, Red Bull. Vediamo. Ancora lo stesso treno, velocissimi. Velocissimi Red Bull, pronta anche la Force India e vediamo anche la Williams. A questo punto l'unico a non essersi fermato è proprio la Ferrari di Kimi. Attenzione, arriva la Williams, cerchiamo di vedere, ma dietro la Red Bull, che quindi nonostante il pit ha tenuto il secondo posto. L'attacco della Force India passa agevolmente mentre andiamo da davanti, perché vediamo 4 ma 3 macchine, attenzione, appaiate. Ci sembra di vedere una fila veramente indiana con un Robby che ovviamente tiene la posizione. Impossibile passare da di là per la McLaren. Attenzione, attenzione, soltanto un sorpasso impossibile. Errore della Sauber, passa la McLaren. Attenzione, una Sauber che reagisce, che però cerca, è lunga ancora però. Attenzione, difficoltà per Roberto. Vediamo che passa anche Alan King. Mentre vediamo lì davanti cosa succede. Sutil è ancora davanti, Kimi si è fermato in box. Quel giro in più ovviamente ha permesso al pilota scusate, della Red Bull di mantenere il distacco. Vediamo ora. Le gomme extra soft sembrano davvero durare pochissimo. Malapena 8 giri, vediamo un trenino là in fondo. Alonso è risalito al quarto posto dopo il giro dei pit stop davanti a Michael Ricci, Vettel e vediamo, ci sembra le due Force India.
ancora davanti a un ritmo infernale i primi due. Porter passa Robby che è ancora con le medie, con le gomme soft, scusate, mentre Alan King è un po' in difficoltà. Su Tiz sembra avere un passo 1.42.2, sta spingendo tantissimo il pilota Red Bull. Ancora 1.42.5, cerca di rispondere ora alla Ferrari. Alonso al terzo posto. Sorpasso della Force India. Le due McLaren di pari passo, ma sta arrivando la Force India. Ricordiamo le due McLaren con gomme morbide, quindi con una strategia sicuramente più prudente. Non vediamo più Max Eagles. Al settimo posto Max Eagles, anche lui con le gomme soft. Alonso che
Attenzione alla Mercedes, molto vicina. Sì, ho visto. È lungo per ora la McLaren, attenzione. Va davanti, continuano a spingere in maniera decisa. Nessuno dei due molla. Vediamo il pilota della McLaren che si lamenta, anche lui dei freni come Hamilton. Michael C. Box. Mentre Alonso deve guardarsi dal ritorno della Force India di Mark 17. Bentornati dopo l'interruzione pubblicitaria. Siamo di nuovo qua in diretta live da Yeongam, il Gran Premio della Corea. Un Gran Premio che sta vedendo protagonisti due rivali per il titolo, Sutil e Kimi. Ora le inquadrature sono sulla Sauber di Robbie, che sta macinando chilometri con le sue gomme soft. Davanti a lui Michael Ricci, che ovviamente ha l'assalto di Alan King. Attenzione, è un Alan King che lascia strada, pa. Mica è precipitato al nono posto, mentre le due Williams vediamo in lotta con un reporter, diremmo arrembante, mentre Ciro con le gomme più dure. Attenzione, Vettel e box. Altro treno di soft. Max Eagles, Mark 17 ormai nei tubi di scarico. Mentre vediamo anche Kimi, attenzione. Vediamo, si sta riproponendo quello che è successo già nel primo pit stop, prima del primo pit stop, ossia un Sutil molto veloce nei primi giri, ma poi più in difficoltà rispetto al pilota Ferrari. Vediamo, il distacco si è ridotto e ora siamo praticamente nella stessa situazione di 7 giri fa, con il pilota Ferrari sotto il secondo dalla Red Bull di Sutil. Vediamo un pochettino ora se ci sarà un pit stop da parte del pilota Red Bull. E infatti vai box. Era Red Bull che ha qualche problema di gomme. Vediamo se anche lui monterà le extra soft come Vettel. No, cambio di strategia, un passaggio invece alle gomme più dure per Sutil. Passa Alonso, vediamo se riuscirà. Stare davanti al pilota sarebbe importante per Sutil, stare davanti, attenzione, arrivano appaiati, attenzione, rischiano tantissimo. E riesce a passare, Sutil riesce a passare, a rimanere davanti, un sorpasso molto importante. Mentre Mark 17 prende la scia, attenzione, passa Alonso. Mark 17 ora si porta al terzo posto, mentre Alonso non ci sta.
col curse, sfrutta il curse per... I due sono appaiati, vediamo se... Traiettoria favorevole a Mach 17. I due si incrociano, vediamo. Niente da fare. Alonso rimane dietro. Mach 17 ora può cercare di rimanere dietro alla Red Bull. Vediamo un pochettino davanti se Kimi si ferma a questo punto, mentre Ciro è davanti a una Mercedes che però è molto più veloce ora col treno di morbide nuove, di extra soft, scusate. È un Vettel molto più veloce, ovviamente bisognerà stare attenti in questi casi a trovare il pertugio giusto nel passare, perché non è una pista paradossalmente facile in cui il sorpasso può avvenire. Attenzione ancora, mentre abbiamo visto una Williams in lotta con la Ferrari dietro. Torniamo un secondo davanti, vediamo cosa succede lì davanti. Passa, vediamo, esce ora Kimi. Passa dietro la, è dietro la Force India. Viene attaccato ora dalla, viene superato anzi dalla McLaren di Alonso. A questo punto la situazione ideale per Sutil, che si trova davanti con Alonso e Mach 17 a, diciamo, proteggerlo. Vediamo al quinto posto, Vettel ha superato Ciro, mentre Reporter supera un Michael C, recupera Mika un pochettino, un po' in difficoltà dietro, vediamo. Un Sutil che di nuovo ripresta a spingere tantissimo con le gomme nuove. Sutil si trova veramente molto bene. Mentre dietro Kimi sta davvero perdendo abbastanza con la coppia Mach 17, che ora si ferma il box. E Kimi ringrazia questa fermata in box, perché davvero, attenzione, arriva leggermente lunga la McLaren e ora può sfruttare il DRS la Ferrari, molto più veloce ovviamente, sfrutta il DRS, passa in rettilineo la McLaren, si riporta al secondo posto. Un valzer dei pit stop che ha di nuovo permesso a Sutil di guagliare quei 2-3 secondi che gli permettono di fare ancora da lepre. 1:42:1 è il tempo di riferimento, record di Sutil sulla Red Bull. Gli altri sono più lontani come tempi. 1:42:1, però anche vediamo per Mach 17, scusate per il mio errore, chiedo venia, 1:41:9, come non detto, Vettel che abbatte il muro dell'1:42, mentre un Reporter che è al sesto posto, attenzione, un Reporter come al solito vecchia volpe della pista. Attenzione, vediamo però Macher C molto vicino, scusate il linguaggio colorito del mio assistente coach Neo. Attenzione, passa Macher C, la macchina nettamente più veloce con le gomme, ovviamente. Attenzione ora anche all'altra Force India di Eagles. Eagles 1:42:8. Mentre nelle retrovie vediamo Ciro in lotta con Mika, che gira su tempi davvero alti rispetto al compagno di squadra. 1:44:4, 1:44:6 per Alan King, davvero
attenzione, Vettel 1.41.7, 1.42.1 di Sutil. Dimmi. Un Mark 16, un Vettel, ora attenzione, vicino alla Force India. Max Eagles non sa dove passare. E arriva leggermente lungo, attenzione, l'ora di Max Eagles, molto più veloce, ma sbaglia. Perde quei 2-3 secondi che ovviamente però recupererà un giro di 2-3 giri al massimo. Mentre Alonso va in box. È un mica in grande difficoltà. Alan Colobi che si sta avvicinando al pilota della Red Bull. Attenzione. Un lobby che sembra davvero andare molto bene in questa fase della gara. Attenzione, non vorrei ovviamente augurare errori vari ai due piloti. Vediamo una Sauber più pimpante. 1.40, molto alto il tempo di Alan, che 1.46 addirittura. Lungo di Ciro, tenerore di Ciro che arriva lungo, mentre attenzione Max Eagles sente il sorpasso, riesce a superare le Porter, un sorpasso nel tratto più difficile della pista, un reporter come al solito un signore che non si oppone o comunque evita il contatto con il pilota della Force India. Guardiamo un po' avanti, vediamo se Vettel è riuscito a superare Mark 17. Non ancora l'aiutante, nonché commentatore, nonché bidone Neo, mi suggerisce non ancora. 1.41.7 è il tempo di riferimento, vediamo un Vettel che dovrebbe... Attenzione, errore della Force India che rientra in pista in maniera un po' decisa. Attenzione, una piccola sbavatura del pilota della Force India, finora autore di una ottima gara, e passa a questo punto la Mercedes che ha strada libera. Lì davanti vediamo un pochettino i tempi ancora.
Pit stop per la Sauber. È un Micro C che inchioda in continuazione. E attenzione, un Robby senza TV. Aspetta, vengo su. Attenzione, connessione interrotta. È un Robby che è costretto al ritiro per la televisione che mancava. Gli si era spenta la TV. Non lo so, blu. Ci gira alla fine, vediamo su Tilk che mantiene un certo vantaggio su Kimi.
Terzo posto per l'ottimo Vettel. Quarto posto, vediamo Mark 17 che viene brancato da Alonso. Attenzione, Alonso tenta un sorpasso impossibile. Ancora lungo, sempre lo stesso errore. Sfrutta il DRS e riesce a passare. Non si arrende Mark 17, che per ora è senza traiettoria. Vediamo, cerca di girare, ce la fa, ma è abbrancato come. Sì, li sto guardando. Sono su di loro, sono. È un duello all'ultimo sangue tra Alonso e Mark 17 che si superano all'Arnoux. Si fa sotto la McLaren di Mark.
un duello rusticano. È una Force India alla deriva. Una Force India con la bomboletta d'ossigeno. Due giri alla fine, il Gran Premio di Corea. Vediamo che Kimi si è fermato in box. Come anche su T. Passiamo per l'ultimo giro, vediamo sul primo in classifica.
Vittoria per Sutil, arriva al traguardo, passa Sutil, vediamo, sta arrivando anche Kimi sulla Ferrari, precede al terzo posto l'ottimo Vettel.